Allora, buonasera. Noi abbiamo deciso di convocare una conferenza stampa. Parlo noi, nel senso che io e tutti i miei assistiti che sono presenti, rappresento circa 16 persone, quindi diciamo io sono, per chi non mi conosce, l'avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia. Perché vogliamo chiarire innanzitutto con la cittadinanza quella che è la posizione e quello che è stato l'operato degli OSS in favore degli anziani che erano in questa, non so se RSA, perché si sta disquisendo anche se non lo sia, in questa, diciamo, cooperativa comunque, casa per anziani. Insomma, io ancora non ho una certezza, so solo che chi li ha assunti è la cooperativa Santa Chiara. Quindi, per spiegare queste cose. Allora, il primo aspetto fondamentale è sul loro comportamento. Tutti si sono sempre impegnati nei confronti degli anziani, anche dopo gli arresti, nonostante ci fosse una riduzione di personale, tant'è vero che io ho dovuto comunque inviare una PEC per conto di tutti, chiedendo di rafforzare il personale, non hanno mai abbandonato gli anziani. Non hanno abbandonato gli anziani nonostante, come potete immaginare, provati psicologicamente. Molti di loro, dopo l'evento, hanno subito una vera e propria lesione psicofisica. Sono stati costretti ad andare in ospedale. C'è chi, nonostante sia andato in ospedale, oggi è dovuto venire qui per, comunque, come si dice, tra virgolette, mettere la faccia, perché è importante per ciascuno di loro far comprendere quello che è il loro operato. Nonostante quindi il loro impegno e le loro scelte, le loro decisioni, alcuni di loro hanno subito anche degli attacchi che sono stati regolarmente denunciati dalla popolazione. C'è chi è stato citofonato, gli è stato detto di scendere giù per essere picchiato. C'è chi, mentre erano soli, perché poi i responsabili, dopo l'arresto, per un certo periodo di tempo li hanno lasciati completamente da soli nella struttura. Hanno visto gente che tirava uova marce, quindi dobbiamo chiarire: loro sono gli OSS cosiddetti, tra virgolette, buoni, si sono impegnati in tutti i modi. Alcuni diranno: vabbè, ma le cose non sono state riferite, non è così, noi abbiamo, e non è questa la sede, posso solo accennare che abbiamo prove che dimostrano esattamente il contrario, e cioè che comunque la direzione era, diciamo, comunque informata, gli infermieri erano informati, abbiamo fotografie che sono state inviate sulle chat di gruppo in cui ci sono gli anziani che riportano le lesioni. Quindi questa tesi del loro stare zitti e di non aver fatto nulla è assolutamente falsa. Molti di loro hanno salvato le vite. C'è qualcuno che oggi non c'è, che proprio è intervenuto fisicamente per impedire che ci potessero essere azioni di una violenza particolare. Altri sempre hanno cercato, sono riusciti a mandare via chi stava facendo le azioni delittuose. Quindi è grazie a loro, invece, che queste persone non hanno avuto più gravi conseguenze. È chiaro che dobbiamo immaginare l'ambiente. Allora, la cosa che è essenziale, io faccio vedere perché è un documento pubblico loro, è quello che mi hanno voluto dare, è per far comprendere come la Società Cooperativa Sociale Santa Chiara Onlus dava le direttive a loro di come comportarsi. Allora, come potrete vedere in maniera chiarissima, gli è stato detto che i responsabili dei vari piani erano questi: il responsabile assoluto di tutti i piani è Vero Antonio. Voi immaginate lo stato emotivo di queste persone che, nonostante cercavano di sottrarre gli anziani alle violenze, veniva detto, ripeto, nonostante
i WhatsApp, nonostante le comunicazioni, che i loro referenti erano questi. Quindi che cosa avrebbero dovuto fare? Dire a questi qui quello che già avevano fatto, cioè lascia perdere, lasciala stare, non gli fare niente. Cioè, io credo che le famiglie debbano essere grate a queste persone. Che non ha, il clima che respiravano era questo. Il clima che respiravano era questo. Dovete rivolgervi, chi decide, chi sa e chi organizza sono i carnefici. Tra l'altro, come risulta, c'è questa ordinanza di cui, insomma, che mi sconvolge, che sia nelle mani di tutti, la stessa ordinanza non li riporta in nessun modo come indagati. E con le denunce che noi abbiamo fatto, chiederemo invece di essere viste come persone danneggiate dai fatti, e invece parti civili ci costituiremo nel procedimento parallelo che è nato in relazione alla denuncia che siamo stati costretti a presentare proprio per dare una versione diversa dei fatti. Qui non abbiamo di fronte persone che guardavano e giravano la testa, qui abbiamo persone che hanno guardato, hanno parlato, hanno aiutato e che poi ovviamente hanno testimoniato e testimonieranno senza nascondere alcunché. Ed è su quest'altra parte che voglio riferire, non per tutti, perché per ora solo per quelli che sono stati sentiti dagli agenti della questura è arrivata un atto che io lo definisco e lo definirò assolutamente illegittimo, e cioè una sospensione fondata sull'ordinanza in cui si contestano delle cose di un'ordinanza che è relativa all'indagine, c'è il collega Antonio Castello, cioè un'ordinanza relativa che nessuno dovrebbe avere, che noi non abbiamo e non conosciamo, che la cooperativa Santa Chiara utilizza per fare delle contestazioni. E la cosa ancora più grave, dice, dopo che sapeva che loro sono stati male, hanno mandato i referti medici, hanno detto che lo stato di prostrazione, soli con, diciamo, i pazienti, gli dicono che il 3 e l'8 agosto, per dire, loro li hanno chiamati. E se vogliamo lo possiamo proprio leggere le parole che dicono: nonostante chiamati non ci raccontavano quello che invece hanno raccontato alla polizia. Quindi praticamente gli chiedono di fare un reato, cioè di raccontare quello che hanno testimoniato e che nessuno vi dirà mai alla polizia. Quindi ci troviamo di fronte veramente a una situazione di difficoltà, da una parte per questa è una conferenza stampa, da una parte nei confronti della città che errando fortemente confonde chi era vittima e chi era carnefice, e dall'altra parte la cooperativa che, nonostante quello che hanno passato, nonostante la loro disponibilità, nonostante i turni, nonostante fino hanno fatto notti continue, eccetera, lì addirittura gli manda un provvedimento di sospensione cautelare e contestazione di addebito, a cui risponderò, come ripeto, fondato su niente. Quindi questa è la situazione. Loro hanno fatto sempre il loro dovere, hanno fatto ora, certamente i processi non li facciamo qui e non li facciamo sui giornali, non li facciamo parlando di carte che sono non sono, diciamo, a conoscenza di nessuno, ma quello che possiamo dire è loro, da quello che leggiamo sui giornali, non sono indagati, non hanno quindi questa qualifica e non debbono essere confusi con gli indagati. Loro hanno fatto tutto quello che potevano fare in un clima particolare. D'altra parte, anche chi poi ha deciso di denunciare, mi pare che abbia deciso di denunciare, così leggevo da qualche parte, perché ha cambiato il luogo di lavoro. Quindi voglio dire, se magari uno arriva a denunciare solo perché cambia il luogo di lavoro, questa cosa, diciamo, mi fa riflettere soprattutto sulla base del fatto che i responsabili della struttura, i loro responsabili, quelli che gli devono dire cosa fa, sono i carnefici, eccetto una signora che comunque non, voglio dire,
era responsabile della struttura e però non figura tra gli indagati. Questo ci sentivamo di dire. Se c'è qualche domanda, noi siamo disponibili. Idem, ho la microfono perché è più semplice. Qualcuno, magari qualcuno di loro? Quanti che dico passano tutti? No, manca qualcuno, cioè chi ha i medici, chi sì, sta a casa. Sì, sono circa, ve li dico un attimo, che vi ricordiamo. Il numero esatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alcuni stavano male, altri magari stavano al lavoro, quindi oggi una si è sentita male durante il turno e è andata a fare il esatto. Io la continuo da sola, con i nomi. Ma le domande le facciamo in diretta, le facciamo o dobbiamo spegnere la diretta? No,